Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Valle la Pesca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo, Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetti Primo e Spaghetti Secondo. Arbitro, signor Gigetto di Rocca Cannuccia. Guardialine, Fratelli, Caciottella di Urbino. Tempo buono, terreno sdrucciolevole, fangoso, con sassi e funghi. Attenzione, le due squadre escono dagli spogliatoi. Entrano in campo, si schierano e salutano il pubblico. La Gorgonzola si sente subito, schiamazza. I due capitani si incontrano, in questo preciso momento viene tirata a sorte la scelta del campo. L'arbitro getta all'aria una moneta, la moneta ha toccato terra, tutti si buttano a pesce per impadronirsene. La moneta è sparita, ora i capitani si giocano la scelta del campo a scassa 15. Vince Zagarolo. Dopo infinite discussioni i giocatori prendono subito i loro posti, la palla è al centro. Spaghetti Primo la calcia e passa a Maccaroncini, intervento efficace di Cipolla e colpisce verso Bombolotti. Pecorino cerca di intercettare ma viene scartato da Gidoni. Pecorino scartato cambia di colore, Gidoni allunga Canolicchio. Canolicchio entra di testa, ma inutilmente, rotola a terra, ne approfitta Mascarpone che spera di sinistro. Attenzione, attenzione, in questo preciso momento forse a causa di un chiodo la palla si sgonfia. Si è sgonfiata, viene subitamente riempita con terra, erba e funghi freschi. Il gioco riprende accanito nonostante la palla abbia perduto molta della sua elasticità. Caccioloni scatta, si impadronisce della palla e non è sua. Percetelli carica Coppe, Coppe prende e vola Bastoni, Bastoni fallisce e non risponde. Caccioloni entra deciso ma Capellini intercetta, scarta e va a finire col viso sui piedi di Caccioloni, viene portato via turbato. Caccioloni si libera e sferra potentemente di destro, ma liscia e la sua scarpa sfilandosi dopo una perfetta traiettoria termina sul muso di un signore delle tribune. Altro sturbo, siamo al terzo minuto di gioco, credo perché l'ha lasciato l'orologio a casa. Il gioco è velocissimo. Spaghetti Secondo scatta e tira in profondità, il pallone nell'area di rigore della Gorgonzola. Spaghetti Primo corre verso la porta col pallone fra le gambe, fa una finta, cerca di ingannare il portiere ma il portiere è Guardingo. Il momento è critico, Spaghetti Primo spara un potentissimo sinistro, la palla va a battere sulla bocca del portiere. Applauso al portiere, il quale sembra massa di qualche cosa. Precisiamo, il portiere involontariamente ha ingoiato un fungo uscito dalla palla. La palla è sempre nell'area di rigore. Il terzino Stracchini interviene e salva la situazione. La palla va a finire sui popolari. Un bambino la prende e la stringe tra le braccia, ma non ha intenzione di rimetterla in gioco. La sua mamma cerca di levargliela, ma il bambino comincia a piangere. Pianto del bambino, non vuole restituirla. Corre sul posto l'arbitro Gigetto che, coadiuvato dal caramellaio, cerca di ingannare il bambino per entrare in possesso della palla. Attenzione, ma il bambino si ostina, vuole quattro soldi. Insufficienza di spiccioli da parte dell'arbitro, prestito del caramellaio all'arbitro, passaggio della monetina dal caramellaio all'arbitro, dall'arbitro al bambino, dal bambino attenzione, intercetta la mamma e soffia i quattro soldi, ripresa del pianto del bambino che viene punito con un fenomenale schiaffone in faccia, la palla è liberata. Attenzione, rimessa in gioco di Bombolotti, Cannolicchio ne essere in possessa, corre veloce verso la porta avversaria. Cipolla cerca di ostacolare ma non ci riesce, la volta di Stracchini ma inutilmente, Cannolicchio supera anche il terzino, la folla è in delirio, l'attimo è culminante, Cannolicchio è solo davanti alla porta, sembra indeciso, esita, indugia. Cannolicchio segna il primo punto della giornata approfittando della mancanza del portiere che, preso da forti dolori a causa del fungo, ha abbandonato la porta per correre dietro una staccionata. L'arbitro fischia la fine del primo tempo, le squadre hanno il seguente punteggio, Zagarolo 1, Gorgonzola Muffa. A inizio la trasmissione del secondo tempo tra le squadre, beh insomma l'ho detto prima, non perdiamo tempo. Dopo il riposo i giocatori rientrano in campo alquanto alle grotte, molti ammiratori hanno offerto da bere e loro non hanno avuto la forza di rifiutare. Veramente mi sono fatto 4-5 bicchieri anch'io, ma non fa niente, andiamo avanti. Non voglio dormire. Inizia Parmigiano e passa Pecorino, Pecorino smista e da Cipolla, Spaghetti Secondo intercetta e manda al lato, ragazzino si impadronisce dalla palla e fugge, l'arbitro Gigetto cerca di seguirlo, ma cade in terra. Magnifica grugnata dell'arbitro Gigetto, interviene un cane che, tolta la palla al ragazzino, la rimette in gioco. Pomodoro schizza da un lato e piomba sul pallone, da Pancetta, Pancetta a Pomodoro, Burobono a Grasso, Grasso a Caciocavalli, Caciocavalli a Stracchini, attenzione! Formidabile cianchetta di Rigatoni a Pomodoro, spettacoloso grifo di Pomodoro, l'arbitro Gigetto fischia, Pomodoro si rialza, attenzione, attenzione, si prego le gentili ascoltatrici di coprirci gli occhi per un istante, perché a Pomodoro gli stanno per cadere le mutandine. Momento emozionante, l'arbitro Gigetto interviene con una sfida da balia e le riaggancia, scopritevi signore. Il gioco riprende con la punizione a favore della Gorgonzola. Il terzino Rigatoni viene costretto a passare sotto le gambe dei giocatori avversari, i quali lo percuotono con poderose caracche e due palmi più giù dalla schiena.
Ripresa della partita. Borbono spalla una pallonata al cannone. Dico, sballa una spalla, una scalla, una spalla. Porca miseria, tutto, insomma. Vabbè, ormai è cambiato tutto. Dunque, la palla è sola. Attenzione, attenzione, Spaghetti primo e Spaghetti secondo si aggrovigliano scaldati allo stesso fuoco. Pancetta si fa in quattro che va sopra. Pomodoro si rovescia e va sopra Pancetta. Pecorino in forma e vuole guardare prima di Parmigiano, ma Parmigiano fila di più e arriva prima di Pecorino. Burro Buono cerca di scogliarsi, ma viene coinvolto anche lui insieme agli Spaghetti, a Pomodoro e a Parmigiano. Ma gli Spaghetti non mollano, sono pronti. Il pubblico scatta in piedi in un formidabile urlo d'entusiasmo. Evviva gli Spaghetti! Eppure la bacchia la cacciatora, grida un romano che per la prima volta assiste a una partita. A proposito, Guadagnia, metti l'acqua per la pasta che appena terminata la trasmissione vengo a casa così la trovo pronta. Prego gli ascoltatori di volermi scusare per questa comunicazione a mia moglie. Approfitto che mi sta ascoltando da casa. Attenzione, attenzione! Porca miseria! Il portiere è colpito da un magnifico calcio in bocca. Non è più in condizione di salvaguardare la porta. È il più bel calcio della giornata. I compagni sono indignatissimi. Si accende la discussione fra i componenti delle squadre. Vola qualche pugno. L'arbitro Gigetto interviene energicamente ma viene colpito in fronte da una paletta di Gazzosa. Ma pur barcollando non gli manca la forza di fare ad alta voce alcuni apprezzamenti sul conto dei genitori e della moglie dell'anonimo lanciatore. Attenzione! La zuppa si fa sempre più accanita. Furibonda. Attenzione! Magistrale diretto di Pomodoro a Percetelli. Pecorino entra di testa ma viene respinto da Caciocavalli, che gli appoggia una brillante ginocchiata sotto il mento. Sgambetto di Cipolla. Calcio in testa di Mascarpone. Anzi no, rettifico di Caciarone. Un momento. Boia della miseria, è impossibile individuare i giocatori con le facce piene di fiango. Sono impegnati in una lotta violentissima. Gli spettatori incolleriti gridano Abuzzoni! Abuzzoni! Gli animi sono eccitatissimi. Molti del pubblico invadono il campo per prendere parte alla mischia. L'arbitro vorrebbe fischiare, ma nella confusione ingoia il fischietto, è un vero macello. Intanto il pallone è in preda della folla. Viene lanciato la tribuna alle gradinate. Dalle gradinate ai popolari, la folla sembra impazzita. Il pallone volteggia, schizza da un lato all'altro. Ora è vicino, lo vedo, non lo vedo più. Ah, ecco, bal! Porca miseria, Pecorino in fascia. Gaudenza lascia verde i maccheroni. Prepara i bagnoli d'acqua vizia di minerale che vengono subito a casa. Mi hanno rovinato, li possono. Signori, arrivederci.